Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xiudea e ragazzi, mamma mia, mettetevi comodi ragazzi, sedetevi, perché oggi il video è assolutamente incredibile ragazzi. Si è stravolto tutto quello che conoscevamo e che fino adesso abbiamo scoperto di Fortnite. Finalmente ragazzi, la chiave è stata trovata e devo ringraziare ovviamente ragazzi per quello che sto dicendovi tutto il mio team dei Leakers e in particolare Swog, che ha avuto un lampo di genio e ieri pomeriggio mi ha detto: Xuder, ho scoperto finalmente tutto. E aveva ragione ragazzi, aveva davvero ragione. Facciamo un attimo il punto della situazione ragazzi, cosa sta succedendo? Lo sappiamo ragazzi, il cubo si sta muovendo ragazzi, questo è ovvio, questo lo vediamo ogni volta che faccio un video diverso, il cubo è sempre più in location diverse e stiamo vedendo ragazzi come si stia avvicinando al vecchio punto che avevamo scoperto anche nella season numero 4 ragazzi, dove c'era l'impronta gigante. Ragazzi, l'impronta gigante fino ad oggi tutti avevamo detto fosse quella di un dinosauro. Ragazzi, non c'entra assolutamente nulla, non è un dinosauro. Ve la faccio vedere ragazzi, ve la faccio vedere un pochettino dall'alto in modo che anche voi vi facciate un attimo un'idea, anche se la conoscete e la conosciamo tutti benissimo ragazzi. L'impronta non è di un dinosauro e vi spiego anche perché. Eccola lì ragazzi, è un'impronta enorme, è un'impronta gigante, un'impronta che non si è mai visto prima e che tutti ovviamente abbiamo pensato fosse di un dinosauro. Poi è arrivata la teoria che nell'ultima settimana della season 4 ci sarebbe stata una modalità dove si doveva comandare un leviatano gigante e quindi abbiamo pensato fosse un'impronta di leviatano. Quell'impronta ragazzi è collegata proprio là in alto ragazzi, è collegata ai vichinghi, alla mitologia norrena ragazzi, quella che oramai abbiamo capito essere parte integrante e fondamentale della season numero 6 di Fortnite. Volete sapere di chi è quell'impronta ragazzi? Lo so io che lo volete sapere ragazzi, quella è un'impronta di un Fenrir, anzi del Fenrir, perché ne esiste uno solo. E voi giustamente direte: Max Shooter, ma che diamine è un Fenrir? Nel senso, non ho mai sentito nulla del genere, giusto? Perché giustamente anche io non l'avevo mai sentito. Ve lo faccio vedere, ragazzi. Ve lo faccio vedere subito. Lasciate perdere la prima immagine dell'albero, perché c'è un albero grande come quello che state vedendo, ragazzi, proprio alle mie spalle, anzi al mio fianco, che è un albero presente anche a Condotti Confusi, ragazzi. E quello è un albero mitologico, anch'esso riconducibile alla mitologia norrena, ragazzi. Quella dei vichinghi. Quella che stiamo per andare a vedere molto da vicino in questo video. Quell'albero, ragazzi, come vi dicevo, è tipo l'albero della vita dei norreni, delle popolazioni del nord. E come vedete ragazzi, anche in questa bandiera, se andiamo un pochettino a guardare, guardate proprio sopra le corna del mio Ragnarok ragazzi, ci sono c'è stilizzato un albero ragazzi, proprio sotto le teste dei due lama. Quello ragazzi è di nuovo il simbolo che va a richiamare l'albero che vi sto facendo vedere in questo momento. Ma il Fenrir ragazzi è una cosa molto molto più pericolosa, molto molto più particolare. E prima di farvela vedere proprio limpidamente, vorrei cercare con voi una bandiera. Aspettate un secondo che vi tolgo l'albero. Vorrei cercare con voi una bandiera che è nascosta qui nella città vichinga e che nasconde tutta la chiave per capire
di che cosa parlerà la season numero 6, o perlomeno di che cosa dovremmo preoccuparci. È una bandiera particolare, come vedete hanno tutte i lama le bandiere tranne una, che al momento mi sfugge la sua posizione, che deve essere, è qui, perché è qui, ragazzi, eccola qua ragazzi, guardate questo, ragazzi, è un Fenrir. La faccia la potete ricondurre tranquillamente a quella di un lupo, ragazzi, e il Fenrir infatti non è altro che questo, come vi sto facendo vedere. Andiamo un attimo a combaciarle, eccola qua, guardate bene, ovviamente, ecco, c'era l'albero davanti, come vedete, ragazzi, è assolutamente identica la bandiera che si muove all'immagine che ho recuperato da un sito che parla ovviamente di mitologia norrena, di vichinghi. Il Fenrir, ragazzi, è un lupo mitologico che è stato incatenato direttamente dagli dei perché è ritenuto troppo pericoloso per il genere umano e addirittura per gli dei stessi. Quindi, ragazzi, guardate un pochettino, eccolo qui, ragazzi, questo che vi sto facendo vedere è un Fenrir, ragazzi, e come vedete, se guardiamo le zampe, sono solamente a tre dita, esattamente uguali all'impronta che c'è nel terreno ben da 16 settimane, ragazzi, stiamo parlando di mesi e mesi in anticipo, si sarebbe saputo da quelli di Epic Games che l'End Season 5 e addirittura la Season 6 avrebbero parlato e portato la distruzione per mano del Fenrir. Se noi leggiamo, ragazzi, addirittura una parte finale di quello che ci dice quello che dice la mitologia norrena, loro dicono quando gli dei seppero che Fenrir veniva allevato insieme a Hei, che è praticamente un altro dio che non andava proprio a genio agli dei, decisero di incatenarlo tramite una catena magica che si fecero fare direttamente dagli elfi, e in questo momento il lupo è tuttora incatenato. Ma ragazzi, quello che sta a simboleggiare il cubo che si sta muovendo potrebbe davvero essere le catene che tengono Fenrir ancora bloccato, ragazzi. Quando giungerà la fine del mondo, il Ragnarok, in cui tutti i legami saranno spezzati, persino la magica catena che lega Fenrir si scioglierà. Il lupo, nuovamente libero, attaccherà gli dei assieme alle altre forze del caos e delle tenebre. Sarà tanto grande e spalancherà la bocca con tanta ferocia che la mascella inferiore toccherà il suolo e quella superiore il cielo, ma se ci fosse altro spazio la spalancherebbe ancora di più. Fenrir sarà tanto grande e forte da divelare lo stesso padre di tutto, Odino. Quindi ingaggerà lotta mortale con Vloar, figlio di Odino, destinato a vendicare il padre. Vioar, penso che si pronunci, fermerà la mascella inferiore di Fenrir con un piede, quella superiore con una mano, spezzandogliele. Quindi lo ucciderà con un colpo di spada al cuore. Quindi, ragazzi, con questo passaggio che ho appena letto della mitologia norrena, qua vediamo anche un'altra immagine di un Fenrir incatenato da appunto la catena magica che vi stavo dicendo, probabilmente, ecco qua un'altra immagine ancora sempre del Fenrir, probabilmente, ragazzi, abbiamo già anche spoilerato un pochettino quello che arriverà nella Season 6, che potrebbe tranquillamente parlare di divinità e di dei. Io, ragazzi, spero che questo video vi abbia catturato tanto quanto ha catturato me. È veramente incredibile come sia stata scoperta questa cosa meravigliosa e magnifica, che finalmente ha potuto concatenare tutti gli elementi che stavamo scoprendo, dandoci finalmente le chiavi giuste per leggere l'end della season numero 5. Un bacione grande a tutti, mi raccomando un bel like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!